Oggi sta qua. Le notizie del TG Ora. Nelle prime ore della mattina i carabinieri della compagnia di Eboli, provincia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 10 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti in abitazione, furti aggravati, detenzione e porto illegale di armi e munizioni. Alcuni bossoli sono stati rinvenuti ieri pomeriggio in via Mario Palermo a Napoli, nel rione Conocal di Ponticelli. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato locale della polizia e gli agenti della sezione scientifica, che hanno trovato a terra 6 bossoli e 3 ogive. Fori di proiettile sono stati rinvenuti in un edificio poco distante. Tra le varie ipotesi viene ritenuta maggiormente verosimile quella di una intimidazione, presumibilmente nei confronti di un pregiudicato del posto, che potrebbe essere stata messa a segno nei giorni scorsi durante le feste pasquali. Sono in corso indagini della polizia. Il punto è vicino a dove agli inizi di dicembre venne gabbizzato un ragazzo di 19 anni, figlio di un pregiudicato attualmente detenuto e ritenuto vicino al clan De Vico. È indagato per omicidio colposo il carabiniere della compagnia di Battipaglia, che la sera di Pasqua ha sparato al ladro albanese, deceduto poi ieri mattina in ospedale a Salerno. L'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta nel pomeriggio dopo che il maggiore Eric Fasolino ha consegnato una dettagliata informativa su quanto accaduto al sostituto procuratore Federico Nesso. Un atto dovuto in attesa che l'autopsia sul cadavere dello straniero possa chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e confermare la versione riportata dal militare. Una versione di fatti puntuale, dove la casualità avrebbe avuto, secondo la ricostruzione presentata in procura, una parte importante. Stavolta è capitato a Nico, domani chissà, perché Nico poteva essere il figlio di noi tutti. Così un padre, Luigi Tuccillo, in una lettera aperta pubblicata in prima pagina sul Mattino, affronta la vicenda della morte di Nicola Marra, il giovane napoletano di 20 anni, scomparso tra sabato e domenica scorsi dopo una notte trascorsa in discoteca a Positano e trovato poi senza vita in un vallone della località turistica della costiera amalfitana. Questa drammatica Pasqua giunge e non la dimenticheranno i genitori dei suoi amici, sonnambuli delle notti, in perenne attesa di un messaggio, quando vanamente tentiamo di connetterci ad una linea telefonica che non ha mai campo. Noi genitori, aggiunge, incapaci di resistere alla travolgente vitalità dei nostri figli, alla loro impazienza e voglia di essere sempre ad ogni festa. Nel rione Ponticelli a Napoli, i carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato in flagranza Emanuele Titas, un 36enne già noto alle forze dell'ordine. A seguito di perquisizione personale operata nei pressi del suo domicilio, l'uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi di crack e di 40 euro in denaro contante, ritenuti proventi di attività illecita e per questo sequestrati. L'arrestato è in attesa del rito direttissimo. E sempre nello stesso quartiere, una donna è stata arrestata per detenzione di hashish e marijuana ai fini di spaccio e dai carabinieri della stazione di Volla. Si tratta di Carmela Ricci, una 62enne pregiudicata. A seguito di perquisizione domiciliare, la donna è stata trovata in possesso di circa 7 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish. Anche questa persona è in attesa del rito direttissimo. Un gruppo composto da decine di disoccupati bros ha occupato il cantiere comunale del primo circolo didattico di Acerra, in provincia di Napoli, una scuola chiusa per dissesto strutturale 6 anni fa e che il comune sta tentando faticosamente di rimettere in sesto. Intanto l'occupazione del cantiere ha determinato il blocco dei lavori di ripristino dell'importante edificio pubblico. Con i disoccupati bros ci sono anche i senza lavoro del Consorzio Unico di Bacino, i CUB, l'ente regionale per la raccolta differenziata ormai in liquidazione. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.